sud del Chianti Classico è una zona, diciamo, di confine, perché sono all'inizio del comune di Castelnuovo Berardenga, ma da un punto di vista di terreni, di suoli, insomma così, assomiglio più a Gaiole, perché, cioè, almeno all'area di Gaiole, che riguarda monti, quindi la produzione di petrolio, Cacchiano, Badia Colti Buono, cioè tutta quella zona lì. Selvole. Selvole già un po' più in là, cioè è già un terreno più sciolto. Allora, spesso quando si parlano dei territori e quando si vuole fare un lavoro serio sul vino, l'approccio è quello di parlare del suolo, no? Come dire, ma da dove nasce questo vino? Allora, in Chianti, dare una definizione della carta geologica del Chianti, pedologica del Chianti, è estremamente difficile, perché c'è una variabile enorme, anche le persone degnissime che ci hanno provato spesso si confondono. Ma la confusione deriva dal fatto che, mentre se uno parla di Borgogna o parla di altre zone storicamente evitate, parlando di storicamente parlo di centinaia di anni, dove lì sempre c'è stata la vigna, allora è più facile dare una definizione di quel suolo. Quando invece si va a parlare di Chianti Classico, che in Italia è una delle zone di sicuramente una più storia, però che ha una viticoltura recente, perché i vigneti piantati lì sono derivati da lavorazioni, da scassi, da trasformazioni del territorio meccaniche, che hanno decisamente portato una trasformazione del suolo, che è veramente difficile dire, ah sì, ma lì ci sento quella pietra o quel macigno che è più di quel galetto di là. Sono terreni ancora molto giovani, perché lavorati profondamente in età recente. E perché i vigneti non ci sono vigneti storici, cioè non ci sono vigneti centenari, o non ci sono vigneti che, anche pur ripiantati, vengono ripiantati nella stessa identica parcella. Quindi diciamo che siamo in una viticoltura giovane, dove la definizione è difficile, però certe linee possono essere date. Quindi io ho un terreno molto sassoso, la roccia madre è il macigno, e come caratteristiche che ha un terreno, una roccia che si disfa difficilmente, quindi rimane a roccia bella pesa nel tempo, e ricca di quarzite, quindi calcare attivo altissimo, cioè io sono in una delle zone in Chianti dove c'è più calcare attivo, e questo mi piace tanto. Poi c'è una frazione limosa, che è un'altra caratteristica importantissima per il vino, che sono il limo è una componente del suolo che fa dannare l'agricoltore, perché tende a compattare più dell'argilla, perché è più difficile, se uno sbaglia la lavorazione per anni, ci vogliono anni per recuperare, diciamo che è una bella ginnastica per chi fa agricoltura, però quando trova l'equilibrio, io parlo di esperienza di Sangiovese, il Sangiovese dà una gran bella finezza, accompagnata da una struttura acida che viene fuori dai terreni dove c'è calcare. E queste sono un po' le caratteristiche. Ho fatto quasi tutto è alberello. L'alberello libero è una mia fissa quando studiavo enologia e viticoltura, e è un richiamo alla bellezza, secondo me, cioè per chi ama l'agricoltura, per chi ama le piante, per chi ama la vite, vedere, dargli la dignità dell'albero è una cosa anche fortemente positiva. In tutte le zone belle dell'agricoltura quasi sempre c'è l'alberello. L'alberello è l'unico
l'unica pianta, cioè è, diciamo, è una delle poche possibilità per garantire la longevità della pianta. Infatti si trovano piante centenarie dove c'è l'alberello, in Sicilia, in Sardegna, è una delle poche forme di allevamento che consente la longevità. È quella che ha sopportato l'industrializzazione, la meccanizzazione della spalliera, del bouillon e di tutte le forme alla forma circolare, quella che cerca la pianta, la libertà di cercare luce. Sicuramente alla fisiologia della pianta ha una sua fisiologia, quindi i vini che ne vengono sono decisamente diversi dagli altri, sono troppo giovani per poter dire ancora con precisione perché, e anche c'è un cambio climatico negli ultimi anni che mette in discussione tante cose da lavorare nella vita. C'è Sangiovese, Gianpiero prima diceva del perché in realtà c'ho il colorino, il fogliato onda, il mammolo, e non ho pensato a fare un Sangiovese in purezza. Allora, non sono particolarmente ambiziosa nel vino e quindi non ho mai pensato di avere l'ambizione di una monovitigno, che è un progetto ambizioso, cioè dire ma quelle, le grandi denominazioni vengono fuori da monovitigni, no? Nebbiolo, non ho mai avuto questa grande forma di ambizione, ma anche perché la reputo una che in realtà non sia mai così vera, perché il viticoltore intelligente, attento, l'agricoltore ha sempre usato la diversità in natura, e la diversità vuol dire avere anche più varietà a disposizione, perché nella variabilità c'è sempre una ricchezza. In Chianti Classico non c'è proprio tradizione di monovitigno, non c'è, anzi la bellezza di trovare queste vigne dove c'era di tutto c'era anche spesso probabilmente, no? Quindi non so mai posta il problema. Perché non lo bianca? Perché ho fatto una scuola di enologia e sono cresciuta negli anni della rinascita del Chianti Classico, dove ho avuto una buona scuola di enologi con cui ho lavorato, il primo Giulio, che ha avuto, diciamo, Giulio Gambelli per me è stato un maestro di vita nell'umiltà, nell'educazione, ma fondamentalmente è stata la persona che a 5 anni mi ha messo un bicchiere in mano e mi ha detto si gira così Giovannina, vieni, e per me era questo, cioè il maestro è stato questo, poi ho degustato con lui, ma questo è Giulio Gambelli. In quegli anni lì dove c'era da dimostrare al mondo che il Chianti Classico poteva fare un vino serio e degno di attenzione, chi ha scelto di sposare fin da sempre il Sangiovese non ha fatto compromessi con il Merlot, con il Cabernet, andando a cercare altre cose per dire ma insomma il nostro territorio vale, si è proprio dovuto concentrare sul vino per dimostrare che i vini avevano una certa dignità, quindi l'uva bianca anche storicamente non aveva un grande senso, no? In più i Trebbiani che erano stati piantati nelle vigne erano veramente dei trebbianacci, produttivi, messi soprattutto. Allora, quando il Chianti è stato veramente stravolto come territorio, se prima una volta c'erano, la viticoltura aveva i terreni migliori e aveva il cavalcapoggia, aveva il muro a secco, aveva cosa, poi alla fine quando è stata ricostituita la viticoltura negli anni 70 sono spariti i muri, sono stati fatti i ritocchini, cioè è stato usato il territorio agricolo in maniera diversa, e quindi nei fondi veniva messo il Trebbiano e la Malvasia, quindi già vitigni bianchi nei fondi, più produttivi, maturazioni difficili, quindi diciamo quel Trebbiano e quella Malvasia lì non aveva nessuna funzionalità qualitativa a un vino. Una storia dell'Arrigo dei Borgogna.
no, non aveva più storia. Allora, ora ce n'è un'ondata modaiola di alcuni chiantigiani che dicono: ah, bisogna rimettere le uve bianche nel Chianti, perché chissà, questi vini con questa variazione climatica perdono di acidità. Quindi c'è un recupero della qualità acidità nel Chianti classico. È una cosa che mi fa veramente incazzare, perché ha bisogno di questa forza, perché fino a un po' di tempo fa gli enologi hanno mortificato l'acidità del Sangiovese, no? In tutti i modi, ma anche quelli famosi e bravi, l'hanno proprio mortificata. Ora ci riesce, ma anche mortificare la qualità di un vitigno, per me, e anche mortificarla anche il tipo di agricoltura si fa, che come si fa a viticoltura, che clone si sceglie quando si va a raccogliere, cioè io dico in termini molto anche tecnici e pratici, no? Ora c'è bisogno di un'acidità quando si è piantato ceppi precoci, quando si è fatto, la diversità è stata dimenticata, 3 chiloni di quelli che maturano quasi ad agosto, c'è stata una variazione climatica, per cui questi vini sono piatti. Allora, ora, ma sono piatti anche perché in cantina si fanno cose per renderli piatti, o perché si è fatto un'agronomia, una non cura del suolo, per cui poi e questi vini nascono piatti. Allora si resuscita il Trebbiano e la Malvasia, no? Che serve, soprattutto il Trebbiano, che serve per dare questa acidità, questa freschezza al vino. Io credo che sia una moda che serva un po' a far scrivere la novità del momento, no? Non so poi se avrà che tipo di connotati avrà nel Chianti classico, spero pochi, perché il bianco possa ritornare interessante in una denominazione, in un Chianti classico, secondo me deve avere un gran bel Trebbiano, deve essere molto maturo, parla di zone non chiaramente globale, non deve servire a dare la struttura acida. Perché parli sempre solo del Trebbiano e non della Malvasia? Secondo me tra i due forse è l'unico che potrebbe avere un senso. Ma perché ora il ricorso al bianco è per dare la acidità e la Malvasia non ti dà la acidità. La Malvasia semmai ti dà quella rotondità, ma porca miseria, mamma, abbiamo altri vitigni rossi a bacca rossa e gli hanno fatto compagnia un tempo. Perché? Poi lì, allora. Io non è che credo perché. No, ma sono curiosa di perché. Ma poi tra l'altro anche bisogna parlare di clima, bisogna parlare di variazioni veramente climatiche, bisogna parlare di variazioni del colore, bisogna parlare di terra, di quello che si fa a livello agronomico, di come si sono trattate le terre, di come reagisce la pianta a questa variazione. Allora dire ma ci metto un po' di Malvasia per ammorbidire, poi ora ci pianto questo, poi ora ci pianto questo, per me è come dire rimandare ulteriormente la crescita del territorio. Noi bisogna, cioè, siamo in Chianti classico, ci sono vitigni, ha una sua storia, ci si può lavorare almeno per 40 anni, 50, cioè, un secolo magari, cioè riuscire a chi farà il lavoro dopo di noi a dare tre informazioni, io non ce l'ho avute. Si può provare a ridare e così almeno poi ci si può dedicare anche alle finezze del mondo. Invece siamo lì a smontare, a cantare, a rubare. Siamo partiti tardi. Ma però se si continua a fare. Il problema è una questione di orizzonti, lei ha orizzonti di generazione, altri hanno orizzonti del mercato del momento che vuole l'acidità, dopo che ha voluto i vini stucchevoli per 15 anni, adesso vuole l'acidità, bisogna dargliela subito. Sono orizzonti molto più corti, perché guardano le richieste dei mercati, anche i mercati stranieri si sono stufati delle bombe, adesso cercano l'acidità. Una volta che hai fatto un errore, anche dove non ci dovrebbe essere la cifra. Identificare come errore e dire vabbè, questo è un errore, tra l'altro errare e cercare, quindi per me l'errore è fare una ricerca, l'ho fatto, l'ho provato, siamo attivati, però se le rifai non è più un errare, cioè
e dare altri valori. Il mercato, quello che il mercato vuole, perché tutto è finalizzato, non già a fare. Sì, ora io la mia paura è che il mercato voglia un Chianti-Classico o la Malvasia al Trebbiano, speriamo di no. Per favore, il Trebbiano è il padrino da solo, che è stato per me il più grande vino che abbiamo assaggiato, l'M bianco, l'M di Monteventino, no? Parliamo, il Trebbiano per me è uno dei, anzi forse il miglior vino che abbiamo assaggiato. Cioè, il Trebbiano, Monteventino, spero di no. M di Monteventino, fino al 95. Questa cosa che non dovete dire. No, io parlo del Trebbiano, non sto parlando. No, era... Lasciate che l'onda... il Trebbiano vorrei che fosse verificato da solo, però non lo fa più nessuno, Trebbiano. Come mai?